Ok, molto buono, perché non ci ha fatto quasi niente, ma ci ha tolto una buona zona che potremmo adesso luciare, se riusciamo a raggiungerla. Lì vedo che c'è qualcosa, anche se non so bene. Oh, 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 cazzo, 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 cazzo. Ok, sono stata stupida, sono stata stupida, sono stata stupida. Benvenuti nel tubo, sono Charlie, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati nella Bottleland Farm. E ragazzi, vi dico subito che i video in questi giorni saranno pre-registrati, perché come vedrete nel video che dovrebbe uscire domani, che dovrebbe essere un vlog, in questo momento sono in gita, quindi se non vi rispondo sapete perché. E oggi dovete mettere mi piace Non volete sapere? Lo volete sapere? Dovete mettere mi piace con la fronte. Sì, con la fronte. Come al solito vi lascio 5 secondi e se riuscite a mettere mi piace con la fronte vi do questo pezzo di terra. Sì, questo bellissimo pezzo di terra. So che tutti voi vogliono questo pezzo di terra, meglio chiamato fango merda. Quindi avete 5 secondi, io vi darò questo pezzo di terra. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, hai messo mi piace con la fronte? Bene, ti meriti questo bellissimo pezzo di terra. Tieni, te lo lascio qui così puoi venirtelo a prendere. Allora, qui c'è la nostra bellissima cobblestone, il nostro bellissimo cobblestone generator. Come vedete, qui ho catturato. Si sente un rumore strano. Qui ho catturato questi bellissimi animali. Vi metterò in sovraimpressione dei piccoli mini video dove faccio vedere mentre li catturo. I polli non li ho registrati, cioè il pollo, perché questo invece è nato da un uovo. Mentre le due mucche sì, e poi vabbè ho fatto accoppiare per far nascere questo coso. Ho spostato qui la farm per tenere tutto molto più vicino. Lì costruirò la casa in legno che poi verrà trasformata in una casa a tre piani. E cosa voglio fare oggi? Oggi voglio provare a tornare in quei dungeon che stanno qua giù, perché adesso ho un'attrezzatura leggermente mi migliore, leggermentissimamente. Però è comunque migliore, magari ce la faccio. Magari mi sto solo illudendo. Però voglio provarci, anche perché voglio fare un po' di avventure in questa serie, almeno un pochino ci vuole l'avventura nelle serie. E mi servirebbe cibo, ma non ce l'ho, quindi anche volendo non posso fare niente. Non ce l'ho proprio, cioè non è che non posso, non ho voglia di andarlo a prendere, no, è che non ho cibo, sto facendo adesso ancora ora le farm, quindi. Però ho le torce. C'è dell'oro. Mettiti. Ok, aspetta un attimo, adesso vi tolgo tutte. Cerco prima di rendere sicura questa zona e poi vengo a togliervi. Ok, sì. La farm di scheletri potrebbe servire però. Potrebbe servire pare. Oh, ciao. Il fatto è che non ho portato altre torce. Quindi anche volendo però dovrei toglierlo. Tanto ci saranno altri spawner di scheletri qui in giro. E fu così che Charlie non trovava mai più spawner di scheletri. No, vabbè, ma vista la mia fortuna è probabile. Vista la mia fortuna, questo è molto. Ok, ci deve essere però uno spawner di zombie dall'altra parte. Sicuramente. Quindi adesso troviamo il mood. Perché hai preso la torcia? Non dirmi che siamo in hard. Oh, perfetto, lì c'è anche un creeper. Però, ehi. Ehi, no. Tu non eri programmato assolutamente. Tu non eri assolutamente programmato. No, allora gli scheletri non li voglio. Gli scheletri no. Gli scheletri proprio sono off limits. Bye bye, Pete. People. No, il fatto è che devo andare a prendere. Allora, devo andare a dormire. Anche se ho dormito poco fa. E devo andare a prendere più torce. E devo cercare di farmare un po' di cibo prima di fare questo dungeon. E questo è il fatto. Ho bisogno di cibo, di torce, di roba, insomma. Quindi adesso noi ci facciamo questo bellissimo pillar. Faremo così tanti pillar che alla fine diventerà una scala vera e propria. Però prima dobbiamo renderla una scala vera e propria, quindi togliamo queste cose. Adesso vado a dormire. Cerco di farmi altre torce. Vi faccio altre torce perché alla fine ce la farò. Di là c'è casa mia, sì. Cerco di farmi altre torce. Più che altro mi farò altre torce perché so che alla fine ce la farò. No, aspetta, quello era il cibo, sì, era il cibo. Maledizione. Senza stamina qui, senza fame non riesco a saltare. Fammi salire in fretta, corri prima che arrivino 500.000 zombie a fare piazza pulita del mio cadavere. Mangia, 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 anche se non ti dà un cazzo, tu mangialo.
Cioè, più che altro ti dà la fame, perché comunque la carne di zombie dà abbastanza, però dà molte, poi dà la hunger, e la hunger non è una cosa positiva perché poi succedono casini. Qui devo renderlo una zona più sicura. Per farlo metterò questa torcia. Ho sentito un brutto rumore. Non voglio sapere che cosa perché sennò mi cago addosso. Quindi dormiamo. Ok, ho parecchie torce e ho provato anche ad avere più cibo. Ma c'è qualcosa che non va. La roba cresce tipo pianissimo. E quindi ho uno stack di torce, perfetto. La roba cresce tipo pianissimo. Quindi è molto difficile riuscire ad avere cibo. Non chiedetemi perché la roba che cresce piano. Può darsi pure che è una mia impressione. Non date tutto ciò che dico per vero. Però per il momento questo è ciò che so. Comunque, adesso riscendiamo. Perché avendo 60 torce dovrebbe essere tutto molto più semplice. Perché posso mettere più luci. Quindi devo ricordarmi che qui è una bella discesa. Comunque, non devo perdere cuori che già non ho fame, Madonna. Mettendo più luci. No! Porca troia. Allora, mettiamole pure qua le luci, va? No, le nuvole no, però. Le nuvole no. Le nuvole vanno disattivate. Le nuvole sono per persone cattive. Diciamo ask option. No, non shaders. Video settings. Clouds off. Ok. Adesso che le nuvole sono state debellate e questo creeper verrà debellato con loro, io non posso fare già più niente. Perché? Indovinate? Perché non ho cibo. Esatto, Creeper, esattamente quello che volevo dire. Non avendo cibo, che cazzo posso fare? Nulla. Esattamente nulla. Tu ora ci muori pure. Fai esplodere quella merda vicino a te. Lì c'è uno scheletro che non mi piace. E vedete, non posso fare niente perché non c'ho cibo adesso. Cioè, prima non avevo la luce, ora ho la luce ma non ho il cibo. Cioè, questa cosa non è per persone normali. Però adesso ci posiziono qualche altra torcia, giusto per ribadire questa cosa. E poi me ne scappo, anche se non posso correre. No! Pollo, ti prego, seguimi! Pollo, seguimi! Sì, so... Pollo, sali! Sì, pollo! Sì, esatto! Hai capito tutto! No! Porca troia! Porca troia! Corri, 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 corri! Sì, pollo, mi hai dato anche... No! Corri, 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 corri! Dove cazzo sto andando? Non lo so nemmeno io, però tu corri! Ah, è qui. Mi sa che dove ho preso le mucche prima. Mi sa, non ne sono sicura. Vabbè, comunque siamo scesi. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. Con due cuori. Però ce l'abbiamo fatta. Quindi direi che per il momento ancora non possiamo fare questo dungeon. Perfetto. Volevo andare, provare ad andare nella miniera, ma è una cosa proprio impossibile. Però abbiamo piazzato un po' di luci. E già questo ci fa onore. Aver piazzato un po' di luce, intendo. Perché almeno possiamo ridurre lo spawn di mob. Ora, io vorrei capire come devo fare. Non ho preso l'uovo. Vorrei capire come devo fare ad avere un po' di cibo in questa mappa. Oh, ce l'avete fatta a crescere, però io non ho più semini. Ho solo un ovetto qui. Ah, maldizione. Mi sa che mi tocca uccidermi. Aspettate, che c'è qui dentro? Aspettate, facciamo un modo facile e veloce per risalire. Così. Qui dietro c'è uno scheletro che potrebbe esserci molto utile, sia per il suicidio, sia perché se riusciamo ad ucciderlo, se riusciamo ad ucciderlo, mi crolla qualcosa in testa. Aspettate che rendo sicure tutte le zone vicino casa. No, 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 no. Ok, questa zona la sto rendendo sicura, perfetto. È importantissimo, ragazzi, in queste mappe, in queste mappe di sopravvivenza, è importante rendere sicuri più posti possibile. Cioè, più... Oh, che bello, bon meal, ci serve. Più... I posti in cui vai sono sicuri. Più non so come sono entrata. Cazzarola. Dove cacchio sono?
Da dove cacchio sono arrivata io? Possibile. Ah, eccomi. Non riuscivo a trovarlo. Comunque, sì, dicevo, più posti riuscite a rendere sicuri, più è probabile la vostra vittoria. Quindi, quando fate queste mappe, ricordatevi che un posto sicuro equivale a un posto di lavoro per un creeper. Non c'entra un cazzo? Non fa niente. Grazie per non avermi dato il semino. Molto gentile. No, perché li ho piazzati? Vabbè. Almeno posso accoppiare le mucche. Che sono. Che ci servono molto, gli accoppiamenti delle mucche. Poi vediamo di. No. Vabbè, dai. Questi li togliamo. Ce li darà qualcos'altro. E li diamo a questi due polletti. Fate sesso. Fate sesso. No, non mi dire che ti sei buggato. E invece sì. E vai. Che bello. Fai sesso. Dovete fare sesso. Madonna, ma sei tardo proprio. Sei uno di quelli tardi brutto. Di quelli brutti tardi. Tu, mucca di merda. Tu, seconda mucca di merda. Allora, vabbè, dai, facciamo uno scambio di coppia, ok? Ok. Ora voi due vi unite. Dove vai? Madò, ma no. E poi uno non si deve incazzare. E poi uno non si deve incazzare. E poi uno non si deve incazzare. Vieni qua dentro. Vieni qua. Ho sprecato due semini. Ho sprecato due semini perché il tipo si era buggato. Quindi ora o entri qua dentro, o giuro che. Mi spieghi perché ti ficchi in quei posti? Tu te ne devi stare qua. Vieni qua! Vieni subito! Oh! Vai, vai dentro! Vai dentro, ho detto! Ho detto che devi andare dentro! Tu! Sì, vieni qua! Se. No! Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, dove cazzo vai? Tutte e due, dove cazzo andate? Via! Dentro! Forza! No, ho perso l'altro pollo! E ho sprecato anche un sacco di semi che sono perfettamente. Cioè, sono tutto i miei semi in questa mappa. Sono tutto. Vieni, vieni qui. Vieni qui, piccolino. Vieni qui. Vieni qui. Spostati da qua. E tu? Smettetela di buggarvi, maledetti animali! Sapete che c'è? Geronimo! Vaffanculo, finalmente. Oh, non ce la facevo più. Stavo morendo di fame. Non avevo più niente. Non potevo più correre niente. Almeno adesso ho la roba bella salvata lì dentro. Però, cioè lì giù. Però mi sono fatta male di nuovo. Prendiamo tutte queste cose. Vai. Ho preso tutto. 38 torce. Qua la cobblestone. Sì, allora tu. Tu. Maledetto bastardo, vieni. Allora, tu vieni con me. Tu vieni con me. Ho detto con me. Allora, pollo. Io e te non andiamo d'accordo, pollo. Ora io non so come prenderti. Mi rubo un semino qua. Perché devo riprendere quel cazzo di pollo. Mi servono i polli in questa serie. Mi serve qualsiasi fonte che sia cibo. Qualsiasi, mi basta qualsiasi cosa. Se è cibo mi sta bene. Ora tu, pollo malefico, vieni qui. Vieni qua. Vieni. Dai, pollo, mi hai fatto entrare qui almeno. Oh. Ovviamente. Vieni qui, pollo. Pollo! Sì, pollo, sì. Sì, pollo, sì. Sì, polletto. Sì. Vieni qui dentro, polletto. Vieni qui. Entra lì. Sì! Ce l'ho fatta!
Ce l'ho fatta! Maledetti polli schifo. No! Tu rimani lì adesso, pollo di merda. Devi solo morire, ti odio. E la mucchina qui separata da tutto e da tutti. Appena crescerai morirai, sappilo. Ti ucciderò io con le mie stesse manine. E niente, per questo episodio diciamo che è tutto. Abbiamo sistemato un po' la farm, siamo andati giù in ava scoperta, abbiamo reso sicure alcune zone. Adesso magari, prima di concludere l'episodio, vedo un attimo che sta qui, in modo da poter poi esplorare meglio. Ciao. Aia. Ok. Molto buono, perché non ci ha fatto quasi niente, ma ci ha tolto una buona zona che potremmo adesso luciare, se riusciamo a raggiungerla. Lì vedo che c'è qualcosa, anche se non so bene. Oh, oh, oh! Cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo, 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 cazzo! Ok, ok, sono stata stupida, sono stata stupida, sono stata stupida. Allora, tutto quello che so è che lì c'è sicuramente uno spawner di Enderman. Poco ma sicuro. Quindi abbiamo la Ender Pearl assicurata, perché mi sembra che uno degli achievement sia di trovare una Ender Pearl. Quella ce l'abbiamo, ottimo. Poi, di qua si sale, quindi facciamo qui in modo da segnarlo. Dovrebbe esserci delle ossa, no, sono esplose. Poi di là, di qua c'è un'altra zona che adesso vediamo un attimo. Qui c'è uno zombie, degli scheletri. Si scende. Nessuno spawner. Non vedo chest. Ottimo. Di qua. Si scende. Solo mob. Da riempire un po' di torce, ma niente di che. Ok, ottimo. Quindi abbiamo fatto un po' un sopralluogo. Abbiamo sistemato casa. La prossima volta faremo la casa di legno. Per completare un altro achievement. Beh, direi ragazzi che per questo episodio è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel commento, un mi piace, di iscrivervi al canale. Questa cosa non l'avevo mai detta, però ho scoperto dalle analytics che ci sono un sacco di persone che guardano i miei video, però non si iscrivono. E mi chiedo, non lo fanno perché se ne dimenticano, ma poi mi vengono a cercare per vedere un video o cosa? Quindi ragazzi, se non siete iscritti al canale, ricordatevi di farlo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.